Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, una puntata che apre la settimana, che conclude quasi il mese e anche il nostro programma prima della pausa estiva. Una puntata del tutto speciale, oggi scoprirete, l'abbiamo già anticipato, che è una puntata a tema, una delle rare puntate a tema che ci siamo concessi, ma il tema lo meritava. Ma prima, come sempre, ricordiamo i nostri contatti, che in questo momento non sto vedendo sullo schermo, ma arriveranno fra un secondo. WhatsApp 351 708 9977 o casarossini@rossinitv.it e il nostro orologio che vi certifica e dimostra che siamo in diretta, sono le 10 e una manciata di secondi. Il fatto di essere in diretta vi dà la possibilità di interagire con noi e con i nostri ospiti mandandoci attraverso i nostri contatti messaggi e tutto quello che volete, fotografie, ricordi, memorie, domande, interrogativi, insomma tutto quello che può essere utile farci sapere. E qualcuno ha già cominciato a votare per il nostro sondaggio che va online qualche ora prima dell'inizio della puntata. Come dicevamo nelle puntate scorse, ormai siamo a chiedervi le cose più personali, più private. Il sondaggio di oggi mira a scoprire se siete tra quelli che prediligono la vasca o la doccia. Effettivamente non sappiamo più cosa chiedervi. Allora andate sui social, sui nostri social, Instagram e Facebook, e fate la vostra scelta tra vasca e doccia. Qui abbiamo Brigitte Bardot in vasca e mi raccomando, insomma, date la vostra opzione durante la puntata, poi vi faremo sapere come sta andando, perché poi il sondaggio non finisce alla fine della puntata, però durante la puntata vi diamo gli esiti provvisori. Oggi, secondo il nostro libro Personology, 24 maggio è il giorno dell'esaltatore, è la giornata europea dei parchi e dei giardini, una giornata nata per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Ci siamo concessi alcune foto dei nostri parchi più famosi e dei giardini più famosi della nostra città, li state vedendo in questo momento puntualmente programmati dalla nostra regia. Qualcuno ricorderà che il 24 maggio è anche il giorno del Piave, la canzone, la famosa canzone. In realtà è la giornata di entrata dell'Italia a fianco di Francia, Gran Bretagna e Impero Russo nella prima guerra mondiale, 1915, ai primi fanti del Regio Esercito che varcarono il confine nella medesima data è dedicata alla prima strofa della canzone del Piave, la famosa Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti, 24 maggio. Come sentite, sono quelle cose che si imparano da bambini e non si dimenticano più. La Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria Ausiliatrice, oppure Aiuto dei Cristiani, Madre della Chiesa, è uno dei titoli con i quali viene appunto invocata Maria. E queste sono altre immagini a corredo di questa notizia che vi do. L'evento storico scelto per il 24 maggio invece risale al 1956, in questi giorni stiamo parlando tutti dell'Eurovision Song Contest per via della vittoria dei Maneskin, ma molti non sapranno probabilmente che questa manifestazione si è tenuta a partire dal 1956. La prima data è 24 maggio 1956 a Lugano, in Svizzera, si è tenuta presso il teatro Kursaal di Lugano. Nessuna registrazione televisiva, pensate un po', dello show è sopravvissuta, tranne la scena finale in cui viene rieseguita la canzone vincitrice. La canzone vincitrice si intitolava Refrain, cantata in francese da una cantante svizzera, Lis Aissa. Del singolo esistono più versioni, l'edizione della versione in francese riporta sul retro la canzone Arrivederci Roma, scritta da Renato Raschel. L'Eurovision Song Contest, lo sappiamo tutti, è questo festival musicale internazionale organizzato annualmente dai membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Il pensiero del giorno col quale chiudiamo questa fase introduttiva della nostra puntata: se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Lo ha affermato Thomas Jefferson. A questo punto, ringraziando come sempre facciamo per l'allestimento dello studio la Onlus Gulliver e Tiziano Donzelli, diamo il benvenuto ai primi due ospiti della puntata di oggi. Sono due, poi vi racconteremo perché. Maurizio Radi e Zico Pieri, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
grazie di nuovo per averci invitato in una delle vostre trasmissioni. Allora, spieghiamo bene perché ho detto che la puntata è a tema. Oggi ci occupiamo di imprese e di superamento dei limiti. Questo è un po' il tema. Di Recordman parleremo con un po' di persone, tra cui appunto Zico Pieri, e poi ci sarà con noi anche Enrico Tiberi e Elisabetta Galli. Tutto questo ruota intorno alla figura di Maurizio Radi, che è qui con noi e che è venuto in qualche modo a far da padrino di tutta questa situazione, perché da un po' di tempo ormai segue le iniziative dedicate a questa, come posso dire, a questa filosofia come modo di intendere lo sport dal punto di vista della crescita personale e del superamento, appunto, come abbiamo detto, dei limiti, e di conseguenza è venuto a raccontarci questi eventi, ma con i veri protagonisti di questi eventi. Maurizio. Ma diciamo che, a parte essere un appassionato, come sai, di ciclismo, di bicicletta da quando sono bambino, si sono evolute le cose negli anni, quindi dal ciclismo agonistico al ciclismo amatoriale, al cicloturismo, quindi sempre più gente che va in bicicletta, e poi personaggi come possono essere Zico Pieri, come Enrico Tiberi, che si sono avventurati in imprese diverse, e questo è una cosa bella perché fa andare, come si suol dire, oltre il limite le persone, oppure scoprire il proprio limite. Quindi non è poi solo una questione di dire devo allenarmi per andare forte, ma devo allenarmi per cercare di raggiungere degli obiettivi. Questi obiettivi si raggiungono perché hai una forza di volontà, perché sei concentrato su quello che vuoi fare, perché vuoi vedere quali sono le tue capacità. E poi, se guardiamo queste persone che si dedicano a queste imprese, se andiamo a vedere in fondo sono persone normali, persone che hanno un lavoro, una famiglia, e che si ritagliano del tempo per fare queste cose. Quindi è anche un messaggio per tutti, per tanti, che se uno vuole, se uno ci crede, può raggiungere tanti obiettivi. Se pensiamo alla storia di Enrico Tiberi, che abbiamo già raccontato tante altre volte, che poi incontreremo fra un po', dopo sì, ci sarà, e quindi vediamo che era tranquillamente un ragazzo che non faceva addirittura attività sportiva. E Zico Pieri, sì, sicuramente ha fatto attività sportiva nella sua vita, però quando ha iniziato a fare queste cose, una frase che ha tirato fuori un amico che poi nell'ambito del ciclismo ha detto: ma la show a Cagli c'è un mat che va su e giù per una salita. Quindi purtroppo, fortunatamente, il bello è questo, cioè della serie vado, faccio su e giù e vedo quello che succede. Quindi bene, questo è un messaggio dove dire: se volete fare un qualcosa, se ci credete, se siete appassionati, qualsiasi persona può raggiungere dei bellissimi obiettivi. Tu sei molto conosciuto dai nostri telespettatori, un po' dai telespettatori di Casa Rossini, perché ti abbiamo ospitato e abbiamo parlato lungamente di te, un po' dai telespettatori comunque in generale di Rossini TV, perché seguono attraverso gli speciali, attraverso le promozioni, le pubblicità, anche le tue vicissitudini belle e professionali. E io ti strappo un'anticipazione: come sta andando il centro nuovo, perché tutta la città sta aspettando. Ricordiamo che Maurizio Radi è titolare di Fisioradi Center, attualmente ancora per un po', e sentiremo fra un po' per quanti mesi, quanti giorni forse, in via 24 maggio, ma ormai l'abbiamo già annunciato da un po' di tempo, prossimo a uno spostamento in una sede più ampia, più consona a quella che è stata una vera e propria esplosione per quanto riguarda la tua attività. Ma sì, questo è un progetto, diciamo, vedi, anche questo è un sogno nel cassetto che fortunatamente è a breve, si può dire, si sta avverando. E come un po' in tutti i miei anni lavorativi, nella mia vita, ho sempre cercato di guardare avanti, di riuscire e di sperare di dare un servizio sempre migliore ai nostri pazienti, non solo, e cercare di creare un qualcosa che potesse essere veramente un servizio completo. E un po' alla volta, da quando ho aperto Fisioradi, la sede è stata allargata, è stata modificata,
ma eravamo arrivati a un punto dove non c'erano più spazi per poter mettere dentro altri servizi. E in più vedevo le persone che quando dovevano fare un qualcosa in più ci chiedevano: voi ce l'avete? E purtroppo noi non ce l'avevamo, il paziente le domande: dove vado, dove lo trovo, di qua di là. E quindi l'idea è stata quella di creare un centro dove il paziente, nel momento in cui cerca un professionista sanitario, non deve più pensare dove vado, ma vado lì perché posso trovare tutto. Quindi stiamo costruendo una struttura di oltre 1000 metri quadrati, dove oltre a tutti i servizi che abbiamo fino ad oggi, quindi la fisioterapia, la riabilitazione, che è stato poi il mio cavallo di battaglia, l'asse importante, perché io faccio il fisioterapista ancora, lavoro con i pazienti e l'osteopata, e poi ho aggiunto medici specialisti all'inizio inerenti al mio lavoro, quindi gli ortopedici, i neurochirurghi, ma poi piano piano abbiamo messo dentro tanti altri specialisti, tante altre branche mediche. Qua, oltre a trasportare, a trasferire quello che abbiamo, abbiamo già trovato altri specialisti di altre branche, e quindi possiamo dire che avremo l'oculista, il dermatologo e altri, poi naturalmente lo scopriremo più avanti. E in più un'altra cosa che abbiamo fatto è mettere dentro la diagnostica, perché quello che vogliamo cercare di fare è di dare un servizio al paziente rapido, veloce e professionale. Quindi il paziente entra lì e magari si ritrova a fare prima l'accertamento diagnostico, poi la visita specialistica, e quindi nel giro di magari un paio d'ore ha concluso il suo percorso. Ti sei prefissato già una data per questo spostamento o ce l'hai già in testa? Mi puoi anche dire sì, ce l'ho in testa, ma non te la dico. No, ce l'ho in testa, Paolo, anche perché se non ce l'hai in testa e non stai sopra a chi lavora e non spingi le persone a dire lì dobbiamo aprire, diventa un tour infinito. Quindi certo, l'obiettivo sarebbe quello di entrare nella nuova sede nei primi 15 giorni d'agosto, prenderci 2-3 settimane per organizzarci, per sistemarci, perché anche per noi andare in una nuova sede con nuovi servizi e spazi maggiori, dobbiamo capire un attimino dove atterriamo. Certo. Fatto questo, quando vediamo che siamo a posto e tutto in ordine, a quel punto spereremo di fare l'inaugurazione del centro indicativamente verso metà settembre. Prevedi una sospensione di tutti i servizi per qualche giorno, oppure pensi di riuscire magari i servizi essenziali a mantenerli fino al giorno prima in una delle sedi e poi il giorno dopo passare all'altra? Ma per come siamo organizzati sicuramente non pensiamo di chiudere e stare del tempo senza dare un servizio. Quello che stiamo cercando di fare, per come abbiamo costruito la nuova sede e per quello che dobbiamo trasportare dalla vecchia sede, potrebbe essere una chiusura al giovedì sera per poi naturalmente correre venerdì, sabato e domenica, magari non riuscendo proprio a trasportare tutto, certo, però quell'80-90% che ci permette di ripartire, e poi nei giorni successivi, come ti dicevo, prenderci dei giorni, certo, per completare, certo, tutto, ma non possiamo pensare oggi di lasciare i nostri pazienti in mezzo alla strada per un lungo tempo. Quindi è una cosa che non si può fare, basta solo pensare che il centro è aperto 365 giorni all'anno, cioè non chiudiamo mai per ferie né a Natale né in agosto, proprio perché è un servizio che deve essere continuativo. Certo, certo. Seguiremo allora, seguiremo con le nostre telecamere sicuramente tutte queste fasi. L'ultima volta che sei venuto ci eravamo lasciati con un'immagine emblematica e la domanda era: chi è Zico Pieri? E questa domanda ha continuato ad aleggiare in qualche modo, ce lo siamo continuati a chiedere un po' tutti, e adesso possiamo finalmente dare una risposta. Zico Pieri è qui con noi e lo chiediamo a lui: chi sei? Zico Pieri, chi sei? Grazie per l'invito, Paolo, e grazie a Rossini TV. Definirmi è una cosa molto difficile, perché io mi ritengo in forte evoluzione, anche gli eventi mi danno in forte evoluzione, e una delle mie più grandi aspirazioni è mettermi sempre in difficoltà per migliorare in fretta. Quindi anche io faccio fatica a definire me stesso. Certo, la cosa che piace, una definizione che piace darmi è esploratore. La cosa che piace tanto a me è esplorare me stesso, esplorare le risorse fisiche e mentali e esplorare anche il mio pensiero. Questo ormai negli ultimi anni è diventato per me un po' quasi una necessità. E tutto questo però mi permette anche di connettermi alle mie emozioni e di connettermi alle emozioni delle persone. Quindi dico tra virgolette di
di ispirare le persone a trovare la loro strada, a trovare i loro obiettivi e a impegnarsi per raggiungerli. Il mio percorso è un percorso, se vogliamo, molto semplice, parte da una base di semplicità ed è basato esclusivamente sull'impegno. Adesso lo esploriamo. Prima sì. Però voglio darti un elemento in più che tu non hai, perché tu non hai il librone Personology. Con Maurizio il gioco l'abbiamo già fatto, ma adesso tocca a te. Tu sei nato il 24 gennaio, giusto? Allora, il 24 gennaio vediamo cosa dice Personology. Ovviamente, come dico sempre, non lo leggo tutto perché è lungo, però in realtà... adesso se lo trovo, però in realtà le prime righe già sono molto esplicative. Allora, è il giorno dell'icona lontana, non so cosa voglia dire, ogni volta c'è questa definizione. I nati il 24 gennaio ricevono da coloro che hanno vicino moltissime dimostrazioni di ammirazione e lealtà, e sembra proprio che vi siano nell'attiva personalità che li caratterizza alcuni elementi che attirano gli altri come moscerini, eppure ciò ha ovviamente anche i suoi lati negativi. Infatti le altre persone tendono a caricarli a tal punto, in termini di proiezione psicologica, che i nati in questo giorno si trovano a doversi accollare un fardello davvero molto pesante. Non so se ci trovi, ci trovo alla grande, ma pensa che roba, guarda che sto libro qui è incredibile. Abbiamo avuto più e più volte modo di trovare delle verità. Allora, nati in questo giorno, non so se li sai, Publio Elio Adriano, imperatore romano, John Belushi, che insomma mi sembra un bel modo per convivere con la data di nascita, Emilio Fede, Arnoldo Foà e Nastassja Kinski, che va sempre bene. Ammirato, magnetico, attivo, sono i tuoi pregi, insomma, ecco, adesso hai un po' di elementi in più, sì, che ci stanno dentro questa tua autodefinizione che hai su Facebook e non solo. Extreme Emotion Seeker, cercatore di emozioni estreme, corsa, bici, nuoto e maratone, così stiamo cominciando un po' a entrare nell'ambito, un uomo con lo sport nel DNA, questa è una sorta di autodefinizione. Come diceva Maurizio, tu non sei un atleta professionista, cioè non fai solo quello e non vivi di quello, perché hai una tua vita, hai un tuo lavoro. Fai... Sì, io faccio il carpentiere in professione da 28 anni. Per cui insomma è anche un lavoro impegnativo, sì, insomma, lavoro che impegnativo, richiede diverse lavoro, ore. Certo. Però il tempo libero l'hai canalizzato in questa direzione. Ho letto l'altro giorno, nel prepararmi, questo articolo dell'anno scorso della Gazzetta, dove c'era un bel titolo: Zico beffa gli assi, trionfo nell'Everesting dal terrazzo di casa. Cos'è che si è messo a fare? È pedalato sul terrazzo di casa? Sì, praticamente eravamo durante il primo lockdown e c'è stata un'organizzazione da parte degli australiani, proprietari del brevetto Everesting, un'organizzazione a livello mondiale, in contemporanea mondiale, di un evento virtuale. Quindi eravamo chiusi in casa e l'evento consisteva nel pedalare dentro casa, collegati a piattaforme online che simulavano una salita famosa che era l'Alpe d'Huez, una salita francese, e quindi di doverla scalare fin tanto a raggiungere l'altezza dell'Everest, quindi 9 volte. E io in quell'occasione, spinto ormai dalla mia voglia di esplorazione, tentai qualcosa in più e la scalai per 27 volte, quindi 3 volte l'Everest, 3 volte per 3 giorni consecutivi, 66 ore sui rulli. Ma anche questo evento non faceva altro che rispondere alla mia esigenza di esplorare i limiti e dare motivazione alle persone, speranza e motivazione, che in quel caso in particolare eravamo tutti psicologicamente abbastanza abbattuti, era il primo lockdown, quindi non eravamo ancora neanche abituati al periodo difficile del Covid, quindi mi sembrava così importante dare anche un messaggio forte. E in quel periodo aderirono a questo progetto anche atleti professionisti del calibro di Giulio Ciccone, per farne un esempio. E atleti professionisti che vennero lodati in gran parte dalla Gazzetta e da altri giornali per aver concluso un Everesting, fin tanto che non seppero che un artigiano carpentiere di 47 anni fece il triplo della loro performance. Certo. Così, quindi fu un modo per me per mettere un po' in risalto le performance che facevo quasi abitualmente. Ma lì sul terrazzo però credo che ci sia tanta psicologia da applicare, sì, perché bene o male è vero che l'Everesting, per chi non ha seguito mai le nostre puntate, consiste nel salire e scendere per molte volte fino a raggiungere un dislivello positivo pari all'Everest, e salire e scendere per molte volte sulla stessa salita, per cui già questo, diciamo, comunque richiede un bel impegno psicologico. Addirittura stare sul terrazzo con i rulli credo che insomma richieda una forza mentale molto forte. Sì, questo è un po' la cosa che, diciamo, a livello mondiale mi rende speciale nella visione delle altre persone. Per me in realtà è solo una chiave di interpretazione, no? Se vogliamo. Io credo che tante persone possano avere questa forza, è una chiave interpretativa.
Per fare un esempio, anche questo weekend io ho fatto uno dei miei allenamenti, diciamo così, definiti un po' pazzi, cioè ripetere la salita di 1 chilometro 70 volte. E quindi tante persone anche in questo weekend mi hanno scritto chiedendomi quale forza ci volesse, eccetera. Per me è solo una chiave di interpretazione mentale, no? È come, io la vedo come passare un pomeriggio, una mattinata, un pomeriggio in bici, una cosa che in un altro momento della settimana o della vita noi avremmo quasi sognato, no? Invece la capacità di essere lì, vivere il momento e godere di quel momento, per me è tutto molto semplice, non vedo tutta questa grande difficoltà. Dimmi che assomiglia al fatto allora che io sono capace di stare 3 o 4 giorni di seguito a casa a leggere un libro dall'inizio alla fine. Esatto, è esattamente questo, è la capacità di perdersi. Nel campo delle neuroscienze viene definita intenzionalità, no? Quando tu svincoli diciamo la motivazione, il contenuto dell'attività dalla motivazione principale, cioè uno studia per laurearsi, facciamo un esempio, ma in quel caso io leggo un libro per la passione di leggerlo, mi perdo, trovo un flusso positivo, mi adeguo a quella situazione, mi piace così tanto, certo. E non mi interessa poi, escludo un attimo per un attimo il risultato finale, no? E per me invece succede esattamente questo. Io dico spesso questa cosa relativa alla lettura, che è un po' il mio campo, il leggere per il godimento del leggere, e non quello che impari poi è una conseguenza. Qui credo che sia lo stesso, cioè alla fine tu ottieni un risultato, però il godimento del no? Se tu paradossalmente, se ti dicessero guarda, chiudi gli occhi, quando li riapri hai fatto il record, a te non ti interessa, esatto. Perché il bello è farlo, no Maurizio, il record, esatto. Il bello è la fase nella quale si lavora su questo, no? Sicuramente sì, ma secondo me questo è poi una mentalità che probabilmente ognuno di noi ha in modo diverso, capito? Come dicevi giustamente tu, ti immergi, stai 4 ore a leggere il libro e non ti accorgi nemmeno che sei stato 4 ore. Un altro magari quando ha letto 10-15 pagine lascia tutto lì perché certo. Non ne può più. E io mi ritrovo delle volte quando mi dicono, per dire, che faccio, non so, 12 ore una giornata in studio, che lavoro, e poi quando ho finito magari faccio 2 ore di lezione di indoor, e quindi la mia giornata, che è partita la mattina alle 8, finisce la sera alle 10. Ma per me è una cosa normale, cioè, come dicevo anche ieri, dico, sono cresciuto così, perché certo. Da ragazzino correvo in bici, andavo a scuola, tornavo a casa, mi cambiavo, andavo in allenamento, tornavo dall'allenamento, facevo la doccia e mi mettevo a studiare. Io non ci vedo niente di strano, certo, e di certo. Difficile. È una giornata che va così, e oppure quando c'è qualcuno che ha difficoltà nelle pressioni, e invece magari c'è chi nelle pressioni si esalta. Certo, io certo. Nelle pressioni non ho nessun tipo di difficoltà, sì, è una sì, cosa sì. Che fa parte di me stesso. Chiaro, insomma, chiaro. Sono obiettivi, sei mentalizzato per certe cose che fa parte della tua vita. Dopodiché, per farci capire e per capirci, quando diciamo comunque che siamo in compagnia di persone eccezionali, oltre al triplo Everesting virtuale, 66 ore appunto nel famoso terrazzo, dal 15 al 19 giugno hai fatto un quadruplo reale sul Petrano, giusto? 54 salite. Sei stato anche chiamato a parlare all'università, un triplo virtuale indoor, un doppio run, sì. Anche, insomma, cioè voglio dire, parliamo di normalità nell'ambito comunque di persone che fanno di questo la loro normalità, e credo che questo sia opportuno sottolinearlo, insomma. Sì, diciamo che tentare qualcosa che nessuno ha mai tentato, per me è stimolante, non avere riferimenti davanti a me, quindi la voglia di mettermi in difficoltà e veramente essere pronto a tutto e apprendere dalle difficoltà, quindi anche un'eventuale sconfitta, per me è un grande stimolo. E quindi ecco, ho fatto nel mondo dell'Everesting, ho fatto 3 prime assolute mondiali che nessuno aveva mai tentato, e mi è andata bene, diciamo così. Ti è capitata anche qualche sconfitta? Di sì, dover rinunciare? Sì, sì. Sì, sì, ma vedi, io sono convinto di una cosa su questo della sconfitta, a parte che si citano tanti atleti, da Michael Jordan, eccetera, sì. No? Però concettualmente l'impresa è tale solo se dentro ha la possibilità di non riuscire, se no che impresa è? Esatto. Cioè, io adesso quando esco da qua e vado a casa non è un'impresa, voglio dire, cioè, probabilmente ci arrivo, no? Sì, sì, sì. Se, nei miei eventi questa è una componente molto stimolante per me, tant'è che nel mio prossimo evento che esatto, sto preparando, e lì arriviamo. In questo evento particolare che è Stelvio Unlimited, sarò per 30 giorni consecutivi sulla salita dello Stelvio avanti e indietro.
Guarda, spieghiamola bene allora, che questa merita l'annuncio. Sempre l'altra volta con Maurizio, quando abbiamo detto chi è Zico Pieri, abbiamo fatto vedere l'immagine di questa tua presentazione. Stelvio Unlimited 2021, che era questa cosa che tu hai messo in cantiere come, soprattutto all'inizio come concetto, no? E poi piano piano ha cominciato a prendere forma. Esiste un PDF, io l'ho letto, ho guardato con attenzione e naturalmente è fatto per essere presentato a sponsor, a un pubblico, a una serie di situazioni, però sostanzialmente ruota intorno a un concetto chiave. Il concetto chiave è: bene, dove posso arrivare stando un mese sullo Stelvio? Questo è il succo della situazione, no? Esatto. Allora ricordiamo a chi ha sentito solo parlare dello Stelvio così, di che tipo di salita stiamo parlando, perché Stelvio è una località, Stelvio è un sogno, è un mito, eccetera, ma Stelvio è una salita con un bel, eccola, quella lì, con un bel pacco di tornanti e con insomma un bel dislivello. Raccontiamolo anche coi metri, dillo tu perché io non me li ricordo nemmeno. Beh, allora, nell'immaginario, lo Stelvio è una grande montagna, è conosciuta da tutti, ma nell'immaginario dei ciclisti è la regina delle salite, perché è il passo transitabile con la bici più alto d'Italia, quindi arriva fino a 2800 metri e crea un dislivello per ogni salita di oltre 1500 metri, quindi per dare un parametro diciamo comprensibile ai ciclisti della provincia è il doppio di una nostra grande montagna che può essere il Catria, il Petrano, il Nerone, quindi ogni salita parliamo di due montagne per volta. E io questa volta ho spostato l'obiettivo che le persone si attendono da me così lontano che neanche loro possono percepirlo, perché in realtà non è il mio vero obiettivo. Il mio vero obiettivo è stare lì per 30 giorni e sondare in profondità le mie risorse psicofisiche, il mio pensiero, le mie emozioni e trasferire i valori, i veri valori alle persone. Questo progetto è stato presentato in questi giorni, ma parte veramente da molto lontano, no? Ma dico molto lontano, solo la fase organizzativa quasi 2 anni, però in realtà, come diceva bene Maslow, quando un pensiero affiora dal subconscio vuol dire che già insomma hai soddisfatto ben altri desideri, quindi la capacità di metterti in difficoltà viene veramente da lontano. Però la fase esecutiva, anche questa è molto importante perché sono 2 anni che ci lavoro. Nell'ultimo anno, già dall'estate scorsa, ho fatto ricognizioni, insomma abbiamo stabilito anche delle relazioni importanti su Abormio con dei sponsor, ed è il mio primo vero grande evento che interpreto in maniera anche professionale, cioè anche volendo, dico una parola non molto bella, vendere un prodotto alle aziende, perché credo molto in questo prodotto, vendo emozioni, vendo capacità di motivare le persone, quindi dico al giorno d'oggi lo ritengo un prodotto molto, certo, valido. Non a caso il matrimonio con Maurizio è basato su questi principi: passione, competenza, professionalità, visione. In questo particolare anno Maurizio ha dato veramente un grande esempio di lungimiranza, di anche coraggio, investire in un nuovo centro, investire nell'immagine di atleti che fanno cose particolari. Quindi insomma la ritengo una cosa che Maurizio l'ha colta subito, anche altre aziende l'hanno colta, questo mi fa un enorme piacere, perché anche all'interno delle relazioni che ho creato con i sponsor, dico, potrei già quasi scrivere un libro, è un rapporto lungo un anno dove ho intrecciato tante relazioni autentiche, basate veramente sui valori, quindi è una soddisfazione enorme. E quindi alle persone che ancora diciamo mi pongono la domanda in maniera errata, cioè: quante volte vuoi scalare lo Stelvio? In realtà, dico con sincerità, è impossibile prevederlo, no? Ma io dico, quante scalate potrebbero definire questo grande progetto? È impossibile definirlo. Certo, certo. È troppo importante, è troppo ricco di relazioni importanti, ricco di partner importanti, ricco di amici importanti. Avrò con me 8 persone che spenderanno le loro ferie per aiutarmi. Poi lì hai un partner d'eccellenza, no? Hai questo amico albergatore, sì, sul posto. Lì ho creato una relazione con Daniele Schena dell'Hotel Funivia, definito Stelvio Man. Meglio di lui non potevi trovare. Insomma, dai. Ho cercato di affidarmi a una persona che io vedevo come lo Zico del Petrano. Quindi volevo in poco tempo entrare in connessione con, diciamo, l'ambiente, il territorio e in particolare con quella montagna. Perché per me la connessione con la salita nel tipo di performance che faccio io è fondamentale.
Quindi questa persona mi ha aiutato tanto, mi sta aiutando tanto e ha anche la capacità di trasferirmi le emozioni legate a quelle montagne. Certo. Ritengo questa cosa di estrema importanza. E anche se ho avuto l'opportunità nella mia vita di scalare così poche volte lo Stelvio, l'ho scalato appena 5 volte, tramite Daniele e tramite una situazione molto particolare che è venuta un anno fa, io sono andato in ricognizione sullo Stelvio esattamente un giorno dopo il funerale di mia madre. Quindi ho creato una connessione con quella salita in uno stato emozionale, certo, così particolare che per me è come averla scalata centinaia di volte. Certo. E questo ancora una volta ci deve dare, diciamo così, ci deve suggerire come la connessione con la natura sia veramente importante. Io la ritengo fondamentale. Nel mio Petrano ho fatto allenamenti veramente di tutti i tipi, pazzi, gare, anche cronoscalate, insomma ho un passato anche da agonista. Eppure ancora l'anno scorso, avendolo scalata oltre 800 volte, ancora l'anno scorso in un allenamento di lungo una settimana, fatto in maniera quasi segreta, sono riuscito a vivere e provare delle emozioni e sentire delle sensazioni, degli odori nuovi per me. Ho scalato quella montagna veramente migliaia di volte. Eppure la connessione con la natura ci regala delle sensazioni fantastiche. Molto bello. Maurizio, in questo tuo ruolo da organizzatore, gli invidi un po' l'Everesting che ha fatto con i 23, con le 30 persone che si è portato dietro l'anno scorso? No, io su queste cose, Paolo, e come dico anche su tante cose, altre cose, non invidio, anzi, io c'ho stima e ammirazione per chi riesce a entrare mentalmente e fare queste performance, come ammirazione, non so, per il grosso imprenditore che è arrivato a crearsi un'azienda oggi magari che primeggia a livello mondiale. Cioè, perché è vero, nella vita devi avere sicuramente fortuna per fare delle cose, però alla base ci deve essere volontà, ci deve essere capacità, ci deve essere mentalità. Se no non arrivi da nessuna parte, e quindi chi riesce ad ottenere determinati obiettivi, bisogna solo stimarli e ammirarli, ma non avere invidia. Bravo, siamo quasi in chiusura di questa parte, volevo chiederti due cose. Vabbè, Zico immagino che venga come soprannome dal calcio, no? Calcio. Tu hai giocato anche a calcio, sì, ti chiami Giacomo in realtà, sì. E se dovessi fare un parallelo, visto che il calcio è lo sport che trascina le folle e invece magari in questo momento comincia a esserci una certa attenzione, ma sicuramente il ciclismo estremo poi in particolare come questo, sì, o insomma questo tipo di imprese crea attenzione, ma non è che trascina i popoli, certo, no? Se dovessi fare un parallelo, visto che poi l'hai fatto anche a buon livello, no, il calcio? Sì, ho giocato in promozione per 5 anni, sì, è una parte che comunque è molto importante nel mio passato, sono multisportivo, il calcio è stato molto importante perché nella fase iniziale, tra l'altro, ero così, ero un piccolo talento del calcio, quindi già in età molto precoce giocavo in promozione come titolare per 4-5 anni, ho giocato quando ancora non c'era il regolamento che imponeva di schierare i giovani, quindi ero un piccolo talento, non supportato in quel caso dall'impegno, certo, e quindi la mia carriera finì molto presto, molto veloce. Poi veramente uno switch mentale, mi, certo, dedicai agli sport di endurance, certo, con tutto un altro approccio. E... Sì. E invece l'altra cosa che ti volevo chiedere era questa, proprio su questa chiudiamo, quest'idea di voler trasmettere, traspare in ogni parola che tu dici, c'è la voglia di volere non solo appunto fare quello che sa fare, ma raccontare come e perché lo sai fare, e questo si è in qualche modo esplicitato con questa impresa di cui accennavo un secondo fa, no? Com'è andata? Ti sei portato dietro un fiume di persone, sì. E l'hanno fatto tutti? No, qualcuno si è dovuto fermare? Siamo partiti in 30 e in 23 l'hanno concluso, anche se sapevamo già che alcuni non avevano, diciamo, l'allenamento adeguato per concludere, ma fu un vero successo, perché anche questo frutto di progettazione, era una mia idea a cui ho lavorato per più di un anno e ho cercato di iniziare a motivare le persone senza dirgli che poi avrebbero fatto un Everest, quindi è partito da veramente lontano. Bello. Il percorso, e tutti quanti mi sono molto grati, e nella vita
questa è la cosa molto importante, trasportano quella motivazione poi nella vita di tutti i giorni, quindi chi fa l'infermiere, chi l'artigiano, chi l'imprenditore, o, nella o anche nelle relazioni, per dire in famiglia. Quindi la cosa, le mie performance hanno come obiettivo principale anche questo, è motivare le persone nei loro obiettivi, o emozionarle e collegarle alla loro capacità di trovare la loro strada e i loro obiettivi. Quindi è veramente, vuole essere veramente trasversale il mio messaggio, e quindi quando arriva, per me è un immenso piacere. Ho la fortuna di parlare ai giovani studenti dell'Università d'Urbino da qualche anno, e mi arrivano dei feedback veramente importantissimi e emozionanti, no? Quasi che tanti studenti che mi riscrivono ringraziandomi, e quindi questa cosa mi dà una grande forza per continuare. Molto bello. La data del tuo soggiorno, dato a vacanza a Rosselio? Partirò giovedì 17 giugno, è la data di partenza, e la presunta data d'arrivo è sabato 17 luglio. Perfetto, seguiremo sicuramente con attenzione a partire proprio dalla giornata di presentazione di questi eventi fra qualche giorno. Allora, come da idea che ci è venuta quando abbiamo pensato a questa trasmissione monotematica sull'argomento, a questo punto, a microfoni e telecamere aperte, c'è un cambio, c'è una staffetta, c'è uno switch, come si dice in gergo, tra Zico Pieri e Enrico Tiberi. Enrico Tiberi è un po' il pupillo di Maurizio, e di conseguenza vogliamo fare due parole con lui prima della pausa pubblicitaria, poi andremo in pubblicità e poi al posto di Maurizio entrerà la quarta ospite della giornata, e capirete perché la facciamo entrare e parlare con Enrico. Per cui facciamo questa operazione adesso. Zico, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Saluto a tutti, buongiorno. E facciamo il cambio della staffetta. Allegra sta ripulendo il microfono e facciamo entrare Enrico. Buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno Paolo, grazie per l'invito, grazie a TV Rossini. Ho fatto bene a definirti un po' il pupillo di Maurizio, ho fatto bene, dai. Speriamo. Diciamo che più del mio pupillo si può dire che Enrico forse è anche il pupillo di Zico Pieri, perché anche lui ha lavorato tanto con Zico Pieri per arrivare dove è arrivato. E, come ti dicevo prima, a me è piaciuta l'idea di questi ragazzi, o non proprio più ragazzi, uomini, che hanno voluto trasmettere quello che fanno per, come dice giustamente Zico, passare emozioni, fare emozionare le persone, ma anche far provare alle persone determinate cose, perché poi, come abbiamo visto, non sappiamo se anche il lockdown ha portato questo, e sicuramente sì, ma nell'ultimo anno, insomma, sono aumentate le persone che hanno provato a fare queste imprese. Quindi è vero che da una parte il lockdown ci ha creato momenti bui, momenti negativi da un punto di vista emozionale, però magari ci ha portato a pensare in modo diverso su tante cose. Sai cosa penso? Penso che il lockdown abbia tra le sue caratteristiche una cosa che forse pochi hanno sottolineato, ed è stato il fatto che è arrivato all'improvviso. Cioè il lockdown non è stata una progressione, è stata una cosa di cui qualche giorno prima noi guardavamo questi cinesi che costruivano ospedali al volo, e il giorno dopo ci siamo accorti che stavano chiudendo tutta l'Italia. E questa immediatezza, secondo me, dentro comincia a germogliare e ci fa pensare alla caducità della vita. Insomma, uno dice: ma allora si fa svelto a perdere tutto quello che hai in un attimo, e di conseguenza sarà meglio che non spreco niente della vita che sto vivendo. Credo che il percorso mentale possa essere stato anche questo, no? Ma sicuramente sì, Paolo, perché tutti viviamo come se non ci fosse una fine, no? Perché tanto, giustamente, dobbiamo guardare sempre in positivo, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare di fare, di creare e di non fermarci, pensando che oggi magari non ci sia nulla di così grosso e importante che possa veramente dare un colpo grosso alla nostra vita, capito? Forse le cose che un attimo ci fanno pensare quando ci capita una disgrazia familiare, esatto, la perdita di un caro, queste cose qui. Però sai, oggi non possiamo più pensare, non pensavamo, dici,
succederà la terza guerra mondiale, esatto, senza pensare che poi questa pandemia è stata peggio di una terza, certo, guerra mondiale. Quindi, come dicevi giustamente tu, invece no, bisogna pensarci, esatto, che ci può essere uno stop da oggi al domani che nessuno sappiamo che possa arrivare, insomma. La dico un po' così eclatante, un po' come essere morti senza essere morti. Cioè all'improvviso abbiamo capito cosa sarebbe successo se fossimo morti, perché poi a qualcuno è successo veramente. Fortunatamente noi siamo sopravvissuti, allora ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto: allora aspetta un attimo, visto che va così sarà meglio che intensifico un po' le mie attività e non spreco un minuto della mia vita. Sicuramente sì, perché poi se guardiamo il passato, tutte le grosse evoluzioni, oppure i grossi boom economici, le grandi aziende, quelle che oggi sono e primeggiano a livello mondiale, sono venute fuori, certo, dopo le guerre. Dopo tragedie di quel tipo. Quindi questa, purtroppo questo anno buio, nero, ha creato molti danni e sicuramente anche grossi danni economici a diverse persone, a diverse aziende e imprese, e però c'è chi, come dici tu, si è rimboccato le maniche, è riuscito o stare a galla o a tenere duro, e nel momento in cui finisce, sta per finire, oppure c'è una ripresa, bisogna forse, come si suol dire in bicicletta, testa bassa e pedalare più di prima per cercare di arrivare al traguardo. Enrico, testa bassa e pedalare, te c'hai un'impresa pronta, ne parliamo fra un attimo. Allora adesso noi andiamo in pubblicità, facciamo un altro cambio di seggiola, ringraziamo e salutiamo Maurizio. Io ringrazio voi Paolo, è sempre un piacere fare una chiacchierata qui con Rossini TV, con te, e anche perché è un modo di parlare di sport, di ciclismo, in modo diverso, perché come dici sempre tu non sapevi nemmeno quante ruote aveva la bicicletta, ci siamo conosciuti per caso, e quando abbiamo queste trasmissioni, questi incontri, si va dallo sport alla vita, alle emozioni, e quindi è veramente bello. Grazie di nuovo per l'invito. Grazie a te, chissà che un giorno finalmente non ci salgo sulla bicicletta, lo vedremo, lo scopriremo. Allora, adesso noi andiamo in pubblicità e subito dopo torneremo, perché insieme ad Enrico ci sarà anche Elisabetta Galli, con la quale faremo insieme questa bella chiacchierata parlando della prossima impresa straordinaria del nostro Enrico Tiberi, che ricordiamo abbiamo conosciuto in occasione del suo primo Everesting dell'anno scorso, e che seguiremo quest'anno, ma c'ha un po' di cose da dirci per aggiornarci. Adesso andiamo in pubblicità, naturalmente restate con noi, non vi muovete, perché abbiamo tutto il seguito della puntata da proseguire e da andare avanti. Eccoci, allora, ci siete ancora? Avete fatto benissimo a restare, perché come avevamo preannunciato, facciamo gli onori di casa e diamo il benvenuto, oltre a Enrico che era già qua, a Elisabetta Galli. Elisabetta, ciao, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, amici di Telerossini. Tieni il microfono un po' vicino, così sentono anche la tua voce. Okay. Benissimo. Allora, prima però io ho un debito con i nostri telespettatori, avevo annunciato che avrei dato gli esiti del nostro sondaggio, immagino qualcuno che non riesce neanche quasi a dormirci se non ha il risultato, per ora vince la doccia con l'82% rispetto al bagno 18%, evidentemente c'è più gente che ha un po' fretta rispetto a quanti possono concedersi la tranquillità di un bel bagno. Ringraziamo anche alcuni telespettatori che ci hanno mandato i loro saluti attraverso i social, Erika, Luca, Giorgia, Mattia e Andrea, oltre naturalmente a tutti gli altri, tutti quelli che non ho citato si ritengano salutati in automatico, e a questo punto andiamo a parlare, a continuare a parlare di imprese epocali, perché Enrico è tornato a aggiornarci, bisogna che ci aggiorni un po' su cosa hai combinato dall'ultima volta che ti abbiamo visto, appunto, e ti abbiamo intervistato, e poi dopo sei venuto qui in studio a raccontarci la cosa, perché ne hai combinate delle altre, e soprattutto a spiegarci perché hai voluto portare con te Elisabetta. Allora Enrico? Prima cosa Paolo, devo ringraziare pubblicamente una persona importante che è un mio amico, Enrico Balestieri, perché se oggi sono qua è anche merito suo, che mi ha fatto conoscere l'anno scorso ad agosto Maurizio, che non finisco mai di ringraziare, e tutto lo staff della Fisioradio, perché io penso che in qualsiasi impresa, che sia sportiva oppure lavorativa, ci sia sempre a monte
non solo il soggetto che la fa, ma anche tutto uno staff, un'organizzazione. Io nel mio piccolo posso ritenermi fortunato perché per quelle cose che faccio, per le imprese che faccio, ho avuto il sostegno di Maurizio e di tutta la Fisioradi, ma un ringraziamento va anche a Zico Piri perché oltre ad essere un amico è anche mio mental coach, perché quando prepari un'impresa è vero che devi avere la tua la tua voglia, diciamo, e voglia, tempo di dedicarci, ma però a monte ci deve essere anche qualcuno che ti dà una mano a conoscere anche te stesso, e Zico è stato fondamentale l'anno scorso perché mi ha fatto conoscere tra virgolette un mondo che non credevo neanche io che potevo riuscire a fare. Ecco, come ben sai, la mia storia non è quella di uno sportivo che nasce ciclista, ecco, per cui ma ricordiamo un attimo ai nostri telespettatori, perché non abbiamo la presunzione di essere certi che tutti hanno seguito tutto, per cui ricordiamola, tu hai avuto un passato abbastanza impegnativo dal punto di vista del rapporto con il cibo, con l'alimentazione, hai avuto anche dei picchi molto grossi per quanto riguarda, guardandolo così nessuno potrebbe immaginarlo, il peso. L'altra volta avevamo portato anche delle foto, 138 kg, insomma, immaginatelo, no? Per cui potete capire. E poi c'è stata un'evoluzione che adesso non stiamo a ripetere, perché sennò faremo la stessa puntata dell'altra volta, che ha portato a prendere una serie di decisioni e poi a ricreare un nuovo Enrico, sostanzialmente, che è quello che vediamo oggi e che è quello che si impegna nelle attività sportive, che hanno però questo risvolto mentale molto forte, e qui l'apporto e l'aiuto di Zico è fondamentale. Fondamentale l'aiuto di Zico, fondamentale l'aiuto dello staff Fisioradi, perché cioè, quando prepari certe imprese devi calcolare tutto, per cui l'alimentazione, che io ne ho sofferto sempre, è stata la cosa fondamentale per diciamo in queste avventure, per cui mi sono affidato a un nutrizionista, Yader Fabbri, uno dei più famosi, oggi anche star televisiva, è andata anche nazionale, che devo dire sinceramente e pubblicamente, cioè, a tutte le persone che conoscono, che mi chiedono i consigli, ma ha cambiato letteralmente la vita, oltre il metodo di mangiare, ma proprio veramente, per cui, cioè, servono queste persone per fare certe imprese, perché non è detto, sì, quest'inverno ho fatto altri due Everest diciamo in totale solitudine, portando anche il mio fisico a, diciamo, quasi all'estremo, se così lo possiamo definire, però ancora non so neanche io quale sia il mio estremo. Certo. Però sostanzialmente ho la consapevolezza che alle mie spalle ho delle persone che mi posso affidare, che ma guarda, io sono convinto che questa idea del team e dell'atleta sia un'idea che si sta imponendo un po' in tanti settori, no? Addirittura anche ai settori nei quali uno potrebbe non immaginarselo, se non perché ce lo sentiamo dire, non so, tutto il discorso del motorismo, il motociclismo, l'automobilismo, no? Ed è bellissimo pensare che c'è il team che costruisce tutta quella parte che si può definire, adesso c'è tutto un discorso, la qualità statica, che è quella che serve all'atleta per entrare poi nella qualità dinamica e portare il risultato. Perché poi è vero che il team funziona, ma poi sulla bici a pedalare ci sei te. E questo qui è la chiave importante, cioè la simbiosi tra il team e l'atleta, che dà il risultato, lo dà solo se il team mette l'atleta nella condizione di farlo e l'atleta è poi quello giusto per farlo. È verissimo, Paolo, e oltre a questo però bisogna considerare anche il fatto di avere una tranquillità oltre interiore, anche una tranquillità che te la può dare la famiglia, nel senso che quando io mi svegliavo alle 3 di notte, anche durante il lockdown, e andavo a scalare Auditore oppure andavo in bicicletta sotto il diluvio, comunque sia sapevo che a casa avevo mia morosa, ad esempio, che era tranquilla, mi dava la tranquillità che quello che stavo facendo non pesava nessuno, ecco, oltre che magari dormiva lei. Se posso dire, la famiglia entra nel team in questa logica qua. È fondamentale, fondamentale, diventa, oltre ad essere parte di te stessa, comunque sia è un punto chiave, ecco, di queste avventure. Allora,
Dopo il primo ne hai fatti 4, cioè in tutto ne hai fatti 4, 3 in bicicletta e uno a piedi, quello famoso del Petrano di cui abbiamo parlato. E poi a un certo punto forse qualcuno ti avrà anche detto: sì, ma sempre sto Everesting, così è sempre uguale, no? A parte che detto fra noi, lo stai facendo talmente tante volte che sembra facile, fra un po' mi sembra facile anche a me, fra un po' comincio a pensare, dico, beh, dai, non ci vuole tanto, l'ha fatto uno anche l'altro ieri, no? Così, no? Fra un po' impazziamo tutti quanti. Però non ti sei accontentato, a questo punto hai deciso di inventarti una roba nuova e in questa roba nuova hai coinvolto Elisabetta. Questa roba nuova si chiama Insieme Scalando l'Everest 8000, 8,48, sempre da ricordare, che sono i metri. Hai coinvolto Elisabetta Galli e fra un po' poi mi dirai anche perché hai coinvolto lei. La presentiamo, anche per te il librone, e ci vuole, andiamo a vedere cosa dice il librone. Tu sei nata il 30 marzo. Sì. Pensa bello, il giorno, io non li leggo prima, ci tengo a sottolinearlo. Il giorno della visione senza compromessi. I nati il 30 marzo sono sempre molto rivolti all'esterno e raramente sanno mitigare gli effetti che hanno sugli altri. Per questo motivo la loro fortissima voglia di riuscire in ciò che si sono prefissi fa nascere spesso ostacoli e antagonismi. Possono fallire anche mille volte nel tentativo di raggiungere i loro obiettivi, ma non si perdono mai d'animo e alla fine la loro determinazione li porta al successo. Verissimo. Bello. Verissimo. Warren Beatty, nato lo stesso giorno, Eric Clapton, Goya, Van Gogh, siamo proprio nell'arte a stufo, e Verlaine. E comunicatrice di forza, energica, sognatrice, hai scelto la partner ideale, Enrico, per questa impresa, direi proprio. Allora, Elisabetta, tu vai in bicicletta da sempre, però a un certo punto te l'hanno un po' vietato, vero? Sì, era così. Io sono sempre stata nel mondo del ciclismo, a casa. I fratelli hanno sempre corso, però quando io ho chiesto al mio papà di correre, purtroppo mi è stato detto di no, perché le donne all'epoca ce n'era una, due massimo, e niente. Poi è andato quella col cestino, è andato quella col cestino e la retina dietro per la gonna di bicicletta. Il mio percorso di vita è stato un altro, mi sono sposata a 16 anni, ho avuto una bambina, 18 anni di matrimonio, poi alla mia separazione, la prima cosa che ho fatto è ho preso la bicicletta. Esatto, hai detto aspetta. Mi sono ripresa gli anni che avevo perso. Brava, cos'era che non mi avevano fatto fare quella volta? Che poi la prima cosa. Bici. Per cui hai preso la bici? Sì, ho preso la bici e piano piano si parte. Vedi che comunque ti piacciono le salite, ti piace la fatica. Questa è una cosa che quando me l'hai detta mi hai sconcertato, perché io capisco che la bici è una cosa faticosa, di suo, bisogna pedalare, no? Sì, come dice, non mi ricordo più quella, una citazione che mi piace moltissimo, la bici è l'unico mezzo nel quale il motore e il passeggero sono la stessa cosa, bellissima. Sì. Però voglio dire che poi uno scelga e preferisca addirittura le salite, insomma... Sì, ho sempre messo alla prova il mio fisico, anche quando stavo male io ero sempre sulle salite. E dovevo avere questo contatto col mio fisico e abbatterlo. Certo. Invece né uno né l'altro siamo sempre in sintonia. L'anno scorso eri alla partenza del primo Everesting con Enrico. Sì, ed è la prima volta che io parlavo con Enrico, perché io Enrico lo conoscevo sui social. Ah, beh. Su Facebook. Vedi? Quando Mauri ha fatto questo evento con Enrico e... siccome che a me piace anche viaggiare di notte, avevo già provato più volte, ho detto io devo andare a fare almeno una scalata con Enrico, nonostante mi avevano proibito di andare in bicicletta perché venivo da un intervento, non potevo andare neanche in bicicletta, e vado, faccio questa scalata. Cos'è che mi è piaciuto di Henry? Di Henry mi è piaciuto molto che lui dava sostegno a quelli che scalavano, mentre faceva l'impresa lui. E non il contrario. Mi chiedeva, oh Betta come va? Oppure c'era un altro ragazzino, oh Luca come va? Lui era sempre, aveva sempre gli occhi su di noi, capito? Che noi dovevamo stare bene in quella situazione. Certo. E questa mi ha stupito, t'ha questa cosa. Insomma. Sì, molto. E ne fate due, diciamo, durante la notte, perché ricordiamo, si è partito alle 9 di sera, cos'era? Ottobre? Ottobre. 3-4 ottobre. 3-4 ottobre, poi io dovrei saperlo perché c'era venuto, ma poi mi dimentico le date. 3-4 ottobre, si è partito la sera e poi l'arrivo è stato quello per la mattina dopo, per cui sono state 22 scalate, qualcosa mi ricordo.
ricordo, meno male, e poi dopo hai fatto l'arrivo finale, esatto. E ti avevano detto che non dovevi neanche salire in bici, vero, per motivi di salute? Sì, perché ancora ero fresca da un intervento, sì. Però anche lì ero andata contro il mio fisico, dovevo... Per cui in qualche modo sfidarlo, ho approfittato subito. Esatto, e in qualche modo in quel momento hai gettato il seme di quello che poi si è sviluppato e porta a questo. Sì, che dopo qualche mese Henry mi ha contattato, oh, Beta, ti va di fare un Everesting di coppia? E io cosa ho detto? Naturalmente gli ho detto subito di sì, certo. Non potevo dirgli di no. Certo, certo, certo. E come, allora, entriamo nel vivo dell'evento, perché poi adesso abbiamo gli ultimi 10 minuti, sì, nei quali parliamo proprio di questo evento. Questo evento pone una in qualche modo una condizione novità, non è una novità assoluta, però è, sì, una bella novità, cioè quella di andare in due, dove in due non è vado, t'aspetto in cima, oppure t'aspetto dopo tre, eccetera, ma è proprio l'obiettivo andare in abbinata, insomma, sì, adesso immagino uno dietro l'altro, perché sulla salita lì se passa una macchina dopo ve ne tira chissà quante se viaggiate così affiancati, però comunque pedalando all'unisono. Io non so niente di attività sportiva praticata, ma sto attento, sto a sentire, e siccome ho dei fratelli che invece hanno fatto diverse cose, eccetera, so che una delle cose più difficili è diciamo adeguare il proprio passo. Sì. Per cui questo credo sia un po' la cosa che rende rara, unica e importante la vostra impresa. Cioè voi dovete adeguare una all'altra, uno all'altra, il passo per mantenerlo costante e uguale in una condizione che non è stiamo facendo, certo, la ciclabile verso Fano, è stiamo facendo comunque n volte, 22, sì, la salita da uditore, mi sbaglio sempre, da Casini in uditore? Casini in uditore. Da Casini in uditore. E come ci si allena per una roba così? Noi abbiamo fatto delle prove, abbiamo guardato più o meno il passo che si poteva tenere, perché comunque sia per me è un'esperienza nuova. Mm-hmm. Henry non ha problemi, perché l'ha fatto tante volte, per riuscire a arrivare in fondo a questa impresa, perché è un'impresa estrema per quanto mi riguarda. Quindi ancora io non so realmente cos'è che mi aspetti durante il mio percorso, quindi abbiamo deciso di fare un passo che potesse andar bene a entrambi. Abbiamo parlato di alimentazione, perché neanche nell'alimentazione non saprei come affrontare, certo, un Everesting, quindi Henry mi ha dato delle istruzioni anche per quello, e vediamo, partiamo, poi se ne abbiamo diamo di più alla fine. Certo, avete deciso che sta davanti oppure vi alternate? No, affiancati. Affiancati? Sì. In quelle curve lì, ogni tanto qualche macchina che... Sì, ma non... No, poi la notte... Te dici di no, insomma. Per cui affiancati vi tenete sotto controllo, sì, e sì, riuscite. Quello non è un problema. Per esperienza, non solo, perché ovviamente immagino che il fisico maschile abbia comunque delle caratteristiche diverse, immagino che chi avrà la necessità di rallentare leggermente il suo ritmo sia Enrico, giusto? Speriamo. Non è detto. Sono avventure che, esatto, nessuno lo può sapere. Forse il bello è anche quello di non avere estero. Certo, come dicevamo prima, l'impresa è tale se infatti prevede anche l'incognita sul risultato. Che Paolo, ancora non è passato neanche un mese dal mio ultimo, certo, per cui fisicamente mi sto rimettendo alla prova ancora. Certo. Poi speriamo, vediamo, che la notte del 4 non ci sia una zanzara che ti tiene sveglio, come stanotte abbiamo parlato poco fa, lo vedevo un po' stanco, ho detto ma com'è, ha detto la zanzara. Cosa può succedere addirittura nella vita di un atleta che fa imprese eccezionali? Una zanzara potrebbe scombinare tutto, tutto il piano. No, sono abituato a dormire fuori, sì, per cui non c'è insomma, problema. Un po' di più, un po' di meno. E per cui voi il 5 pomeriggio, sì, questa volta partendo un po' prima, è una scelta? Sì, una scelta per magari finiamo verso mezzogiorno all'incirca, per cui sabato pomeriggio verso le 18 partiamo per questo viaggio e poi vediamo quando a 8.848, se tutto va bene, dovremmo finire verso mezzogiorno e mezzo. Certo, noi ci saremo naturalmente. Il tempo, se è buono, vediamo cosa
cosa fare. Sì, sì, perché ti avverto, stai attenta, perché lui poi, sai cosa fa, no? Quando l'altra volta, io ho aspettato questa impresa epica, tutto, ho fatto l'intervista, vedevo che lui fremeva un po', gli altri smontavano tutto, no? Così. E poi a un certo punto ha fatto, comunque, quando abbiamo finito, insomma, dimmelo, perché io devo andare a fare altri, come altri? Sì, perché devo fare 10.000. Per cui stai attenta, perché sì, è roba che ti tira il bidone all'ultimo minuto e ti dice, facciamo no, i 10.000. E certo, perché se ne ho ci vado volentieri. Per cui con questo entusiasmo non si può che insomma affrontare la cosa con, sì, col massimo del divertimento, insomma, sicuramente. E vi state allenando tanto, come funziona? Io non riesco a immaginarmi una forma di allenamento per queste imprese a lunga scadenza, perché non è che le puoi fare, non è che dici ne faccio due così poi quando ne devo fare una solo sono pronto, cioè in sì, realtà cioè, se ne fai 22 hai già fatto l'impresa, voglio dire, sì, no? Per è cui vero, è vero. Come funziona l'allenamento? No, io mi sto allenando magari non sempre su quella salita, però uh-huh, con un basso chilometraggio e tanta salita, anche uh-huh, su altre salite, e per riuscire comunque a raggiungere... Anche perché lui abita lì, ma te dove abiti? Io a Montecchio, siamo vicini. Ah beh, allora dai, più o meno insomma, fate svelto a arrivarci. Sì, 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 sì. Per cui... E allora io massimo ho fatto 4.500. Uh-huh. E non vorrei superare, magari sabato vediamo di fare l'ultimo allenamento un pochino più lungo, certo, poi stop, ci fermiamo per recuperare un pochino, certo, e fare la grande impresa. Bene. Con tranquillità, una gran voglia di veramente di provare questa sensazione. Chi hai dietro di te? Lui c'ha... L'amorosa, come dice lui, e diciamo la sua famiglia, tu chi hai? Tua figlia? Mia figlia la tengo distante perché lei il ciclismo non è molto... Infatti nascerà un maschio, ah, perché divento nonna ad agosto. Fantastico. Però mi ha detto, mamma, scordatelo di portarlo nel ciclismo. E mia mamma, mio babbo e mio fratello quello di mezzo, che si sono ricreduti allora rispetto all'epoca in cui non, sì, ti volevano, infatti, neanche... Infatti 2 anni fa quando ho avuto mi hanno preso sotto, perché io ogni anno ne ho una, no? Ah, beh. 2 anni fa mi hanno preso sotto e mia mamma e mio babbo non vedevano l'ora che io tornassi in bicicletta, perché loro sanno quanto, certo, io ci tengo, certo, e certo, che gran cura è per me la bicicletta. Certo, certo. E quindi... Per cui diciamo che in qualche modo si è ricreata anche a livello familiare quella, sì, sì, quell'unione che invece quando eri piccola aveva creato una frattura legata... Sono cambiate le cose. Sono la bici che vi aveva separato in qualche modo vi ha riuniti, insomma. Bello, bello, bello. Il resto naturalmente è tutto il patrimonio di esperienze di Enrico, tutto, sì, il patrimonio di esperienze di Maurizio, sì, e di Fisoradi. Maurizio è un grandissimo appoggio, lui è fantastico per queste cose, ti permette sempre di portare a termine le cose che fai, ti aiuta tantissimo. E te parli con Mauri, a posto, la cosa è fatta, non c'è nessun problema, un punto di riferimento molto... molto valido. L'allenamento più lungo che hai fatto fino adesso di quant'è? Oddio, quest'anno 200. 200 chilometri, sì, che sarebbero però misti, diciamo, non sì, una, sì, salita. No. Cioè, l'allenamento più lungo mirato di quante risalite e discese? 124.000. Uh-huh. Un mese e mezzo fa. Uh-huh. E in quel momento lì non c'è stato mai, dai, dimmi la verità, neanche un momento che hai detto, ma che cavolo me lo sta facendo, certo, qua? Certo. Ah, c'è? Ah, ma lo sai cos'è, Paolo? Siete umani, allora, l'ho capito. L'ho affrontata da sola, ma secondo me in coppia già è diverso, uh-huh, la vivi diversamente. Da soli magari ti può prendere quella crisi che dici, no? Oddio, no, non ce la faccio, basta, ma chi me lo fa fare? Uh-huh. Secondo me in coppia, anche per la prima volta, è qualcosa di più speciale. Certo, certo, certo. Beh, il trascinamento, come diceva prima Zico, anche del gruppone, no? Sì, cioè sicuramente, sì, quell'aspetto lì, quella forza lì arriva, quell'energia, sì, lì arriva, Enrico di energia se n'è andato a dartene. Alla grande, quanta ne vuoi, tra che borraccia hai voglia. Molto, molto bene. Ragazzi, io a questo punto le mie curiosità lo è esaurite tutte, però se avete qualcosa da aggiungere i microfoni e le telecamere sono i vostri, dite pure, insomma, cosa aggiungiamo? Aggiungere qualcosa? No, vorrei aspettare di fare l'impresa, poi mettere su quel più che ho dentro. Bene, molto bene. Io, Paolo, invece vorrei ringraziare la Betta, perché trovare, cioè, io che sono un uomo e fare certe cose tra virgolette potrebbe essere anche una cosa facile, ma
trovare una donna e mettermi io nelle condizioni, diciamo, tra virgolette, nei panni di una donna e pensare di fare certe cose non è una cosa facile, soprattutto perché l'ho vissuta più di una volta. E non è, anche se è a coppia, comunque sia, sei te a spingere sui pedali. Come dicevamo prima. E devo fare i complimenti solo per avermi detto sì e mettersi in gioco, perché è una cosa veramente, trovare una donna a fare queste cose non è assolutamente facile, cioè, non è solo il fatto prendi, fai su e giù per una salita, cioè ci sono dietro tante piccole cose. Ma te l'hai presa larga quando gliel'hai chiesto? Senti, volevo dirti una cosa. La mia idea è nata l'anno scorso, perché adesso io, Paolo, parlo con te, fra pochi giorni, 13 giorni facciamo l'evento, già la mia mente viaggia certo. al prossimo Everesting, già la prossima salita fare, che già mi è venuta in mente. Uh-huh. E per cui già l'anno scorso, quando stavo scalando, facevo il mio primo Everesting in bicicletta, stavo pensando già a cosa fare. E l'idea, anche poi parlando con Maurizio, di fare qualcosa di diverso, che lo faccio sempre io, cioè, anche quest'inverno l'ho fatto da solo, ma certo. per trovare delle sensazioni. Sì, no, ma io dico il momento proprio che gliel'hai detto, sai, è come, no? Dice, il momento, no, mi vuoi sposare? Quel momento lì, voglio dire, no? L'ho presa subito, senza farci tanti giri di parole, voglio dire, perché tanto uno se le vuole fare le cose, io penso che deve avere le idee chiare, perché se ci giriamo attorno. E te quanto tempo ci hai pensato? Ah, poco, gli ho risposto subito. Vabbè, allora c'era un'elettricità nell'aria di quelle perfette, insomma, non è che ci volesse poi tanto, c'era poco da prendere la larga, non vedeva l'ora, insomma, praticamente. Infatti, bene. Per cui ti dico, solo questa cosa qua, spero che vada tutto bene per lei, perché la mia più grossa vittoria è finirlo, ma per la sua soddisfazione, perché per me è un bel risultato portare un'altra persona, soprattutto una donna, a fare questa impresa. È una cosa che ci avevo pensato, una cosa che vivere le emozioni di 18 ore di bicicletta a un'altra persona, la notte, le crisi, sono cose che, delle sensazioni, Paolo, che le possiamo parlare qui anche giorni, possiamo anche scrivere un libro, ma non riuscirai mai a viverle come. Quando io parlavo con Zico, che c'è stato poco tempo fa, che lui mi raccontava le sue emozioni, fino a che non le vivi, in piccola parte le ho vissute, quelle che lui ha vissuto, non riesci a capire, voglio dire. Poi ti dico, ogni volta vuoi scoprire qualcosa di nuovo, vuoi scoprire, sono emozioni che solo vivendo. Ecco. Certo. Per forza. E tra l'altro per te sarà una grande conquista dopo i problemi di salute e tutto quanto, per cui insomma diciamo che a questo punto siamo sicuri che abbiamo creato un'attesa enorme nei confronti dei nostri telespettatori che ci seguono da casa e che continueranno a seguire, perché poi noi saremo presenti sia all'evento che anche alla presentazione dell'evento, per cui vi terremo sicuramente aggiornati e probabilmente potrebbe anche scapparci uno speciale Casa Rossini durante l'estate, se c'è qualcosa di particolare, oppure ne parleremo poi alla ripresa autunnale, visto che Casa Rossini poi va in pausa estiva, ma non disallestiamo niente, per cui non è detta che non ci sia la possibilità di rivedersi nel salotto ancora a fare due chiacchiere su come è andata. Va bene? Perfetto, grazie. Ragazzi, mille, grazie Paolo. A voi, in grazie bocca al lupo, ci dice in bocca al lupo, no? Tanto in ambito, vi siamo vicini. Grazie a Tiburio Rossini. E vediamo come va, insomma, ok? Grazie mille. Perfetto, grazie Bene. Ancora. Grazie a voi per essere stati con noi. Allora, oggi abbiamo fatto una puntata tematica speciale, ci è piaciuta molto, forse l'avrete anche capito seguendoci da casa. E a questo punto, dandovi appuntamento, come sempre, alla prossima diretta di mercoledì, in questo caso alle 10. Vi ricordiamo che questa puntata ha anche degli orari di replica, alle 16 del pomeriggio e alle 22. Del giorno stesso e alle 15.30 del giorno dopo, e poi la maratona domenicale, dirette, altre dirette permettendo, per cui avete modo e avrete modo di vedere questa puntata anche se ne avete perso qualche frammento. Grazie a tutti per essere stati con noi, restate sempre con i programmi di Rossini TV, grazie a Enrico Tiberi, a Elisabetta Galli e poi prima erano con noi anche Maurizio Radi e Zico Pieri, e oggi grande puntata, grazie a tutti, arrivederci a presto.